Ciao a tutti amici di Vanilla. Il deserto del Sahara è un oceano di sabbia e silenzio, una distesa sterminata che sembra senza confini. Per chi c'è stato è impossibile non sentirne la nostalgia, la voglia di tornarci ancora una volta. E magari parlando del fascino del deserto, a qualcuno potrebbe venire in mente un film del 1975, Il vento e il leone, dove un indimenticabile Sean Connery interpreta in una storia estremamente romanzata uno sharif berbero, detto il Raisuli. I berberi, popolo straordinario come il luogo dove hanno scelto di vivere, il nome che si sono dati è Imazighen, uomini liberi, mentre gli arabi e poi gli occidentali usarono il vocabolo greco-romano barbaro, che indicava inizialmente chi non parlava il greco e poi il latino. Perché gli uomini liberi scelsero di vivere in una distesa di sabbia e roccia dal clima implacabile come il Sahara? Prima di vedere la straordinaria storia di questo popolo libero, chiedo ai 5-6 spettatori su 10 non iscritti di cliccare sul tasto iscriviti e sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale. Grazie mille! Quell'immenso territorio che si estende dalle coste occidentali dell'Atlantico fino al Mar Rosso, un tempo era qualcosa di molto diverso e più ospitale, simile alla savana. E mentre il clima cambiava e il deserto avanzava, molte popolazioni si spostavano. Ma non gli antenati pre-arabi dei berberi, che trovarono il modo di sopravvivere in un luogo tanto ostile. E se i resti più antichi riconducibili a popolazioni affini risalgono addirittura al 20.000 a.C., le testimonianze sugli Imazighen risalgono a circa 5.000 anni fa, tribù unite da lingue simili che vivevano in diverse aree del Nord Africa e che si mescolarono fra loro, gettando le basi dell'identità e della cultura berbera. Loro preferiscono far iniziare la loro storia nel 950 a.C., quando un uomo di origine libica divenne faraone e fondò la 22esima dinastia. I berberi si sono scontrati con molte delle civiltà che dominarono la terra africana. Furono soggiogati da Fenici e Cartaginesi e secoli dopo dagli Arabi. Ma fondarono anche regni potenti come la Numidia e la Mauretania, finché non arrivarono i Romani, che ridussero a province dell'impero praticamente tutti i territori del Nord Africa. Poi, quando la dominazione romana cadde, i berberi ripresero il controllo di molte regioni nord-occidentali e non solo. Si spinsero alla conquista della Spagna, dopo l'islamizzazione del Maghreb, sotto il comando di Tariq ibn Ziyad. Attraverso i secoli i berberi, incontrando e scontrandosi con tanti popoli diversi, hanno assorbito molte diverse influenze culturali, mantenendo al tempo stesso uno stile di vita che li distingue notevolmente dagli altri popoli africani. I berberi, per l'ovvia impossibilità di praticare l'agricoltura, hanno scelto una vita nomade, da uomini liberi. Gli uomini si dedicavano alla pastorizia, mentre alle donne era riservato il compito di tessere. Erano molti gli animali allevati da queste tribù, dalle pecore ai cavalli, ma nessuno rivestiva la stessa importanza dei cammelli. La loro resistenza fu la chiave della sopravvivenza dei berberi nel deserto, il mezzo per dare vita a una rotta commerciale fra il Nord Africa e il Medio Oriente. Gli uomini liberi conducevano e conducono ancora oggi le carovane attraversando il deserto come fossero marinai su una nave. Si orientavano grazie alle stelle e nelle limpide e calde notti africane, mentre ricordavano le storie tramandate nelle famiglie dove si faceva riferimento a come trovare piccole pozze d'acqua e individuare i rari punti di riferimento. Ancora oggi, nonostante molti abbiano abbandonato lo stile di vita nomade, preferendo stabilirsi nelle città dove la vita è più sostenibile, ci sono tribù come i famosi Tuareg che continuano a vivere nelle tende, spostandosi alla ricerca di aree dove pascolare i loro animali. Il capotribù, che spesso si proclama discendente del profeta Maometto, Sharif, prende le decisioni più importanti e amministra la giustizia. I berberi, che mantengono le loro tradizioni e parlano la lingua tamazight, sono diffusi in molte nazioni del Nord Africa e non solo, dal Maghreb, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Egitto, alla Mauritania, dal Mali al Niger, al Burkina Faso. Sopravvivere non è stato facile perché i berberi sono stati perseguitati per secoli. I vari stati nazionali nati dalla conquista araba hanno tentato in tutti i modi di cancellare la loro lingua e di costringerli a uno stile di vita sedentario.
Nonostante questo, uno dei valori fondamentali per i berberi è l'ospitalità. Un estraneo che accetti cibo e acqua da loro diventa ospite. Ciò significa che chi lo ha rifocillato si assume anche la responsabilità della sua sicurezza. Perché in luoghi così difficili, un bicchiere d'acqua e un pezzo di pane può fare la differenza fra la vita e la morte. E condividerli con qualcuno che non si conosce è un segno di grande civiltà. Chiudo questo breve video con la parte finale letta da Sean Connery, in italiano doppiata dall'incomparabile Giancarlo Maestri, che chiude il film Il vento e il leone. A Teodoro Roosevelt: tu sei come il vento e io come il leone. Tu crei la tempesta, la sabbia punge ai miei occhi, la terra è arsa. Io ruggisco e ti sfido, ma tu non mi senti. Però tra noi c'è una grande differenza. Io, come il leone, devo rimanere nel mio posto. Tu, come il vento, non sai mai quale sia il tuo posto. Muley Ahmed Mohamed, El Raisuli, il Magnifico, signore del Rif, sultano dei Berberi.